Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing da parte di extremehardware.com. In questo video andremo ad analizzare un altro mouse da gaming ultra leggero con design Onecomb. Parliamo dell'SPC Gear LX Plus. SPC Gear è il brand da gaming di Silentium PC, azienda polacca che abbiamo conosciuto negli anni passati per qualche recensione di case e di dissipatori. Attualmente ha catalogo diversi mouse, diverse tastiere, mousepad, microfoni, sedie da gaming e altro ancora che potete visualizzare direttamente sul loro sito. Partendo dalla confezione, il LX Plus viene inserito in una confezione di plastica rigida rispetto a una classica confezione di cartone come quella dei competitors. Nella parte frontale troviamo un adesivo dove viene riportato il brand, il modello preciso, il modello diciamo di commercializzazione, l'immagine illustrativa e le principali caratteristiche, da cui illuminazione RGB personalizzabile tramite software di gestione. E come possiamo già vedere, questa è una delle zone di illuminazione del mouse, il peso di 59 grammi e l'adozione di un sensore ottico PixArt PMW 3360 da 12.000 dpi. A catalogo esiste anche l'X base senza il più o il plus, che è una versione diciamo ridotta per quanto riguarda le specifiche tecniche. Se questo porta o comunque integra un sensore 3360, nell'X base abbiamo un 3325 da 8.000 dpi. Oltre ad avere qui dei switch Omron per i tasti principali da 50 milioni di click, nell'altro modello da 20 milioni di click, oltre ai tasti laterali e del cambio dpi di colore rosso in questo modello e di colore nero nella versione base. Nel retro confezione ulteriori informazioni su quest'altro adesivo e non l'altro. L'apertura della confezione avviene tramite delle clip e quindi diciamo di per sé è un packaging completamente diverso rispetto al solito. All'interno troveremo un classico manualetto di istruzioni, con anche la procedura per scaricare il software di gestione del mouse per la personalizzazione dell'illuminazione RGB, polling rate, DPI e dei sei tasti mappabili sul mouse stesso. Troviamo un set di MOSFET di ricambio in Teflon, oltre che un adesivo traslucido da applicare dove vorremo. Infine troviamo il mouse stesso, che è il SPC Gear X Plus. Come possiamo osservare, anche l'X Plus adotta un design Onecomb, quindi con una custodia, una scocca interamente forata per il 90% della sua superficie, colorazione total black, disponibile anche una versione di colore bianco che viene chiamata l'X Onyx. Nel dorso possiamo intravedere l'inserto con il logo della SPC Gear, che verrà illuminato dall'illuminazione di tipo RGB. Troviamo nella parte inferiore questo inserto da cui verrà irradiata, diciamo, la prima zona insieme al logo dell'illuminazione RGB personalizzabile. Spostandoci verso la parte frontale troviamo un singolo tasto per lo switch dei profili DPI fino a 12.000, ovviamente modificabile tramite software di gestione, una rotellina di tipo cliccabile con un buon feedback, un rivestimento classico in gomma, anche questa è retroilluminata di tipo RGB e quindi è la seconda zona di illuminazione RGB. I due tasti principali adottano switch Omron da 50 milioni di click. Ci spostiamo nel lato frontale per meglio vedere il design complessivo e la forma del mouse. Le dimensioni sono medio-piccole, quindi la presa ideale sicuramente una claw grip, e ideale anche una fingertip. La palma grip è sconsigliabile o comunque difficile da utilizzare in quanto il mouse è abbastanza basso anche se ha questa leggera gobba. Spostandoci nel lato di sinistro abbiamo due tasti laterali classici con un buon feedback come possiamo sentire. Sono dotati di una finitura liscia e lucida, come osserviamo, e anche qui troviamo
una scocca interamente forata. Tutto ciò ovviamente per ridurre al minimo il peso, che è di 59 grammi. Inoltre il modello del mouse in numeri romani significa appunto 59. Nel lato di destra troviamo anche in questo caso una struttura forata, ovviamente sono assenti i tasti laterali e un mouse per destrorsi. Spostandoci invece nel lato inferiore possiamo osservare i MOSFET che vengono collocati agli angoli della parte inferiore. Sono MOSFET di ridotte dimensioni, nel bundle è incluso anche un set di cambio come abbiamo già visto. E centralmente troviamo il sensore che è un PixArt PMW3360 da 12.000 dpi massimi. Ovviamente gestibili sempre tramite software di gestione. Troviamo anche un adesivo con una struttura, cioè con un design geometrico, il logo SPC Gear della brand e ovviamente quello del modello stesso. Il mouse adotta un cavo rivestito in intreccio di tessuto, classic paracord, con una buona flessibilità. E infine troviamo il connettore USB del mouse placcato oro con un cappuccio in plastica per trasportare il mouse eventualmente a qualche lamparto o comunque da qualche amico nel caso avessimo la necessità. Insieme al mouse, l'X Plus, abbiamo ricevuto il mousepad che è l'SPC Gear Endorphi, che è un classico mousepad in tessuto di colore nero. Alcuni dettagli sono il logo della SPC Gear e dotato del tessuto Cordura, che è un tessuto leggermente più, come dire, liscio per quanto riguarda il movimento del mouse e resistente per quanto riguarda la fabbricazione stessa, oltre alla resistenza da abrasioni, quindi dal contatto dei MOSFET con il tappetino stesso, molto più facile da pulire e molto più difficile da consumare nelle lunghe sessioni di gioco, comunque con il tempo. Un mousepad con bordi cuciti. E nella parte inferiore troviamo, come sempre, una base antiscivolo. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximarder.com, dove troverete la recensione di entrambi i prodotti con immagini dettagliate, i nostri test, le nostre considerazioni e tutto ciò che riguarda ancora questi due prodotti. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo al prossimo unboxing. Un saluto allo staff.